Amici di Veneto Globe, gentili ascoltatori di Radio Conegliano, buongiorno e ben ritrovati nel nostro consueto spazio dedicato agli speciali e alle interviste. Siamo quest'oggi in compagnia dell'associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot e vorrei salutare subito il nostro graditissimo ospite, il fondatore di questa associazione che proprio quest'anno compie 33 anni. Presidente, appunto, fondatore dell'associazione Renzo Pia Fiorot, Silvano Fiorotto. Buongiorno Silvano, Buongiorno. benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Quest'oggi, carissimi amici, parleremo di questa associazione, ma ce ne parlerà il nostro ospite Silvano. Sì, questa associazione è nata nel 1984 alla morte di mio figlio che mi ha detto: papà, tu devi fare qualcosa e se riuscirai a salvare una persona sarò felice per l'eternità. Io su questa base ho raccolto tutti i miei amici, medici e i miei compagni di lavoro dell'allora Zoppas e ho costruito questa associazione. Direi che per me questo messaggio di mio figlio è stato importantissimo per me e anche per la continuità, perché purtroppo dopo 2 anni dalla sua morte mia moglie si è ammalata di tumore. E io non potevo trascurare il desiderio di mio figlio. Ho continuato a lottare su due fronti, per continu la continuità dell'associazione e l'aiuto a mia moglie. Purtroppo dopo 2 anni se n'è andata anche lei nel 1986. Da quell'ora con un gruppo perfetto, che posso dire i nomi che sono stati meravigliosi, purtroppo non ci sono più il professor Carlon, il dottor Spinardi, Corro Tonello, Adriano Tonello, che se ne sono andati questi qua, anche loro da questo tipo di male. È rimasto solo il dottor Gavioli. Con questi quattro personaggi e i miei compagni di lavoro abbiamo questa associazione. Abbiamo puntato sull'educazione nelle scuole, subito. Parlare ai bambini il valore della prevenzione, il valore del comportamento, il valore di stare insieme per superare le difficoltà dei propri compagni, no? Dalla mia esperienza, no? La gente ha chiesto aiuto. Silvano, ho bisogno di trasportare mio marito, mio figlio a fare i centri di terapia. Allora siamo partiti e siamo andati. Li abbiamo aiutati. Abbiamo assistito le persone che ci chiamavano: ho bisogno di essere aiutato a domicilio. Abbiamo avuto richieste: mi serve il lettino, mi serve la carrozzina, mi serve i pannoloni, e noi abbiamo sempre detto di sì. E questo ci ha permesso di continuare a lavorare su questo territorio, dar sempre le risposte a chi ha bisogno. Perché credo che nella vita l'unica cosa al prossimo deve, se deve volere ben 2 volte di più di quello che si vuole bene a se stessi. Perché il prossimo non sai mai, domani puoi avere bisogno del tuo prossimo. Perciò bisogna rispettare prima questo, come persona e come pensiero. Ecco, allora, Silvano, associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot, è una onlus e trova sede in Via Isidoro MEI a San San Fiore. Fiore. Ecco, con quali aiuti siete partiti 33 anni fa e come si è evoluto poi il vostro percorso di aiuto e di sostegno ai più bisognosi nel corso della vostra esperienza, del vostro percorso? Ma guarda, l'aiuto è questo, no? Abbiamo fatto delle cose, la gente ha capito che aiutando l'associazione si dava delle risposte e ci hanno sempre aiutato, non hanno mai avuto problemi sotto il profilo economico, perché fanno manifestazioni sportive, perché fanno teatro, fanno festa. A Conegliano hanno cominciato subito per aiutarmi la Gradinata in Fiore e la vendita dell'uva. E l'Accademia delle Serate di Musica di Canto, quest'anno mi sembra il 25 di marzo, il coro gospel di Ponte d'Aprilia canterà per l'associazione. Queste le iniziative di aiuto all'associazione. Poi la fortuna abbiamo avuto anche che la legge, la normativa del 5 per 1000. Il 5 per 1000 ci aiuta molto, no? Difatti siamo al 150° posto in Italia, no? Questa è stata una fortuna immensa, che mi ha permesso
di lavorare e costruire la nuova sede di San Fior, una sede che ha avuto un costo enorme, però ha dato delle risposte nel territorio, perché la convergono tutte le associazioni, ce ne sono i parkinsoniani, ce ne sono, vengono i diabetici, vengono associazioni come le donne operate seno, yoga, e adesso abbiamo il gruppo del donne operate seno. Sono tante cose e iniziative che abbiamo avuto la possibilità, con la nostra struttura, dare delle risposte al territorio. Ecco, quali sono le principali attività che voi andate a proporre, promuovete a sostegno dei più bisognosi? I più bisognosi, se fino adesso abbiamo lavorato sempre esclusivamente con i malati oncologici, allora l'assistenza, il trasporto da casa ai centri di terapia, perché li portiamo singolarmente, perché la malattia oncologica è una malattia molto psicologica, no? Andare via un gruppo, domani non c'è più quello, no? Quando è che fai la mia fine? Io ho avuto questa esperienza con mia moglie, non trovava la sua amica a Padova che doveva fare la terapia. Cosa è successo, no? Che il mattino io ero fuori nel campo, arriva mia moglie con la testa bassa e mi dice: la mia amica hanno fatto il funerale ieri, da oggi in poi non lotto più, 10 giorni se n'è andata anche lei. Dunque bisogna rispettare anche il tipo di patologia della persona, seguirla perfettamente assieme. E questo ci ha dato la possibilità di sviluppare queste attività. Mediamente noi nell'arco di 12 mesi andiamo via sugli 11.000, 12.000, 13.000 ore di volontariato per aiutare chi ha bisogno. Ecco, quanti sono i volontari che collaborano con la vostra struttura? Ma medici ne ho una ventina, che vengono a fare visite gratuite nei nostri ambulatori. Poi abbiamo 4 psicologi che seguono le famiglie, quelle che hanno la malattia in casa, no? Il malato in casa, poi sono quelli che seguono le famiglie che hanno la morte in famiglia. Dopo abbiamo 3 fisioterapisti che seguono le donne operate al seno. E dopo abbiamo un centinaio di volontari per l'assistenza e il trasporto delle persone. Poi ci sono volontari che vengono a darci una mano per quando che facciamo manifestazioni. Com'è cambiato, Silvano, il supporto a chi ha più bisogno, appunto, nell'arco di questa vostra esperienza, di questi oltre 30 anni? E che cosa è cambiato fondamentalmente anche per voi? Ma dico che secondo un certo punto di vista è migliorata la situazione. Noi abbiamo sempre seguito nel meglio dare le risposte a chi ha bisogno. E anche la sanità ci ha seguito su questo, no? Difatti la collaborazione con l'USS per noi è fondamentale. Dico questo anche perché di recente, un mese fa abbiamo inaugurato, donato all'USS di Conegliano un mammografo nuovo di ultima generazione, che ne è solo uno qua nel territorio, e questo è importante. Si deve lavorare insieme per migliorare le risposte, volontariato e strutture pubbliche in sinergia. Certamente, siamo d'accordo. Ecco, tra i vostri scopi c'è anche quello di prevenire e di informare. Sì. E con la prevenzione, no, stiamo preparando un progetto che inizierà proprio domani. Abbiamo il primo incontro con alcuni insegnanti, progettare. Io il progetto l'ho costruito, però il mio progetto va screenato bene, no? E dunque devono essere gli insegnanti, i direttori scolastici a verificarlo e programmarlo nel meglio. L'obiettivo è questo, no? Di far corsi di formazione per insegnanti, ad aiutare i ragazzini a dimenticarsi dell'io e vivere con noi, di preparare i ragazzini a saper accogliere quel suo amico che ha problemi in famiglia, malattia, morte e separazione. E noi, all'obbligo nostro dell'associazione, abbiamo messo insieme tutte le associazioni, dagli Alpini, Avis, Aido, ACAT, e gruppo AMA per l'assistenza ai malati, alle famiglie in lutto, proprio per aiutarli a superare le loro difficoltà e migliorare i rapporti tra le persone.
perché è fondamentale il rapporto fra le persone. È indispensabile, perché una comunità senza rapporti, senza saper stringersi la mano nei momenti delicati della propria vita, non ha sostanza. Ecco, con la vostra attività, Silvano, andate anche a colmare qualche carenza che si viene a manifestare nell'ambito del servizio sanitario pubblico, è così? Ma è di supporto, diciamo così, ma il mio intendimento adesso è di operare insieme per migliorare i servizi. Difatti, con la nuova direzione con Benazzi abbiamo instaurato rapporti che devono essere condivisi e fare quello che l'ILUS non può fare, perché fare il volontariato, andare a assistere, non lo può fare lui. Allora bisogna migliorare anche come meglio operare nel territorio. Si può operare anche insieme dell'ILUS, esperienze come quella di Torino, delle Mulinette di Torino, che c'è il gruppo dei medici che seguono il paziente oncologico in ospedale, poi c'è medico della patologia, l'infermiere della patologia, le cure palliative e il volontario seguono per alcuni giorni il paziente a domicilio e poi viene dimesso e va seguito permanente a domicilio, non hanno finché, anche quando che lui sta bene, perché la patologia può sempre scatenare qualche cosa e deve essere seguito sempre. Io voglio arrivare a questo. Voglio arrivare per dare risposte e sicurezza anche alla persona. Ecco, in questo suo grande impegno, in questa sua grande attività che lei da sempre promuove anche così, senza far troppo rumore, lei comunque è stato interessato anche da numerosi riconoscimenti. Ecco, vogliamo ricordarne qualcuno che è stato riconosciuto anche a livello nazionale, ma non solo. Sì, due premi internazionali, uno me l'ha dato a Rotary e uno me l'ha dato in Jugoslavia, la cittadinanza di Trikvenica, per il lavoro che ho costruito all'orfanotrofio dei Sense. Dopo di recente ho avuto un premio nazionale e siccome io sono un avvisino hanno voluto la mia storia e gli studenti di Dolo l'hanno screenata le attività di Avvisini e ne hanno scelti 5, fra i quali ero anch'io, fra i quali. Questo per me è la soddisfazione del lavoro fatto. Più una medaglia d'oro dell'Avis, una medaglia d'oro della Sanussi, l'OPAS, che ho fatto 23 anni, a 23 anni ti dava un merito della medaglia d'oro e poi sono arrivato a fare 25 anni di lavoro. Data questa sua grande esperienza, qual è il messaggio che darebbe in particolare ai giovani di oggi? Sì, ma credo che si deve lavorare su questo. Si deve lavorare su questo perché è indispensabile che questo percorso qua. Difatti il progetto scuola è inteso in questo senso. Perché dobbiamo far capire ai ragazzi che da soli non si va da nessuna parte. Ai miei tempi, in due si fa tre, mi dicevano gli adulti, no? Ed è vero, stringersi la mano è importante. La scuola Kennedy di Conegliano mi ha mandato una lettera ai ragazzini, perché parlavo di questo, e mi hanno scritto su, erano tutti i ragazzini che facevano il giro tondo, e tutti si stringevano in premano, e mi hanno detto, noi non andremo mai per terra, perché noi ci teniamo tutti per mano. E credo che la società di oggi deve camminare stringendosi la mano tutti, perché da soli si può inciampare. E se hai i compagni che ti sorreggono, ti rimetti in piedi subito, se non rimani là. E questo è il messaggio importante ai giovani. Da soli non si va da nessuna parte, insieme si risolvono i problemi. È uno scambio di idee, uno scambio di pensieri, e se fa la valutazione giusta. A me mi hanno chiesto di andare a Treviso, il sindaco di Treviso, a fare il percorso della scuola, no? Io ho detto, prima di arrivare a Treviso dobbiamo far lavorare bene qua. E quando abbiamo screenato bene il compito corretto e gli sbagli, allora andremo fuori, no? Bisogna ragionare sempre così. Ragionare quel senso, insieme non si può sbagliare.
perché uno può fare anche un errore, no? Ma quando è l'altro, guarda che qua non va bene così, allora le cose cambiano e camminano il percorso giusto, perché è questo il mio pensiero. Ecco, il nostro è un territorio che davvero pullula di altruismo, di aiuto, di mutuo soccorso, tanto da essere anche preso come riferimento a livello nazionale nei momenti più particolari, nei momenti più critici, nei maggiori momenti di difficoltà. Le cronache recenti ne danno un'ulteriore testimonianza. Che cosa ha spinto, Silvano, il nostro territorio a proporsi in questo senso e perché? Ma guarda, è che noi dobbiamo guardare al futuro. E il futuro è quello di darsi una mano nel territorio, aiutarsi, migliorare anche se... Io con la serie, con l'Ulss 7, l'Ulss 3, 2 adesso, no? Cosa che faccio, no? Insieme si devono operare e fare i programmi. Domani, che è la riunione della scuola, c'è uno dell'Ulss che viene, no? Perché dobbiamo lavorare insieme e fare programmi insieme, dimostrare che insieme si cammina bene. No, io vado perché sono bravo e faccio come voglio. È sbagliato. Anche se sei in cima. Purtroppo, Silvano, il nostro tempo a disposizione sta terminando. Dalla regia ci fanno cenno che abbiamo ancora qualche secondo, però noi siamo contenti perché avremo sicuramente ancora l'occasione di ritrovarci prossimi incontri. Ecco. Prima di salutare i nostri amici, però, volevamo ricordare uno dei primi appuntamenti, che è il corso di formazione per volontari di accompagnamento. Sì. Sì. Presso le sedi di terapia e assistenza domiciliare al malato oncologico. Sì. Quest'anno il corso di formazione si terrà a Mareno di Piave. Brevemente, ricordiamo di che cosa si occupa questo corso. Sì, questa è la preparazione di volontari per aiutarsi nei servizi dell'assistenza ai malati a domicilio, il trasporto delle persone ai centri di terapia e a servizi di bisogno che possano avere le famiglie, e anche aiutare l'associazione nelle sue iniziative, diciamo così. Noi abbiamo un giornale, e anche per il giornale possono darsi una mano, no? Iniziative per il giornale, il nostro giornale che gira un po' tutta l'Italia, proprio per dare anche soddisfazione a chi lavora insieme. Non è un anonimo, è anonimo nello spirito della volontà, ma va riconosciuto il valore del suo operato. Certamente. Bene, ringraziamo Silvano Fiolot, fondatore e presidente dell'Associazione Lotta contro i Tumori Renzo e Pia Fiolot. Grazie per aver accettato il nostro invito e grazie anche a tutti i nostri amici che ci hanno seguito da casa in video e all'ascolto. Grazie e buonasera.